Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un fumetto uscito molto recentemente per Bao Publishing, ovvero Un anno senza te, di Luca Vanzella e Gio Pota. Con la mia recensione di oggi si conclude il book, blog e vlog tour organizzato da Bao, appunto in occasione dell'uscita di questo fumetto. Grazie a questo tour avete l'occasione di vincere una copia del fumetto più una spilla a tema Un anno senza te e uno sketch dell'autore. Le regole per partecipare a questo giveaway sono semplicissime. Innanzitutto mettere mi piace alla pagina Facebook Bao Publishing, diventare lettori fissi dei blog che partecipano al tour o iscriversi al canale dei canali appunto che partecipano, commentare tutte le tappe del tour, compilare il form per il giveaway che troverete linkato qua sotto in descrizione e infine condividere il blog tour sui social. Il giveaway termina oggi 30 maggio e verranno estratti ben 2 vincitori, quindi vi consiglio di controllare le precedenti tappe se ancora non l'avete fatto, che troverete sempre linkate qua sotto in descrizione. Detto questo, direi di passare al fumetto in questione. Un anno senza te racconta la fine di una storia d'amore. Antonio viene infatti lasciato dal fidanzato Tancredi e ci metterà un anno per guarire da questa rottura. È una storia che parla quindi di amore, in particolare di quando un amore finisce, di come affrontare la vita e ritrovare in un certo senso se stessi. Perché Antonio infatti dopo essere stato lasciato è come se avesse perso la concezione di se stesso e quindi la ricerca in una nuova relazione. Sotto questo punto di vista è molto dipendente dagli altri e solo dopo un lungo percorso di crescita, di formazione, capirà che per stare bene insieme agli altri deve innanzitutto stare bene con se stesso e capire chi è veramente. Attendevo con ansia di leggere questo fumetto perché sono una persona innamorata dell'amore in tutte le sue sfaccettature, quindi leggere anche della fine di una storia d'amore per me è molto interessante. Sono rimasta poi colpita da subito dalla copertina di questo fumetto perché i colori mi piacciono tantissimo, così come i personaggi, come vengono disegnati, queste linee molto morbide, i disegni molto semplici, mi ha ricordato un po' un cartone animato. Vi mostro qualche tavola per darvi un po' l'idea dello stile di disegno. A me i disegni sono piaciuti veramente tanto, in particolare quando entra in scena Bologna, ovvero la città in cui è ambientato questo fumetto, perché è una Bologna che per certi versi ho riconosciuto e per altri versi una città completamente nuova, un po' surreale e fantastica, perché ci sono degli elementi appunto un po' fantastici, un po' magici. Uno dei miei momenti preferiti di questo fumetto è quando nevicano coniglietti dal cielo, l'ho trovata una cosa veramente stupenda che viene ripresa tra l'altro anche sul retro del fumetto. È una cosa che mi ha colpito tanto perché non so se a voi mai capita di associare delle cose a degli animali. A me ad esempio sì, capita spesso, come ad esempio i gatti della polvere, ovvero quei mucchietti di polvere che si creano, e quindi mi è piaciuto veramente tanto ritrovare questa affinità, questa cosa in un fumetto. I coniglietti di neve rimarranno sempre nel mio cuore. Nonostante quindi la storia sia assolutamente reale, ambientata appunto in una città vera e propria, ci sono degli elementi appunto fantastici che io ho apprezzato tantissimo perché mi piace sognare, mi piace l'idea che ci siano delle cose un po' magiche anche nella vita di tutti i giorni, come ad esempio la musica che prende forma o i personaggi di un libro che escono, insomma. Mi è piaciuto molto questo lato un po' surreale della storia. Al di là di questo è un fumetto che tratta comunque delle tematiche per me importantissime. Prima fra tutti, come superare una situazione difficile e come ritrovare se stessi. Perché Antonio sta preparando la tesi di laurea, è un momento in cui non sa che cosa vuol fare della propria vita. Inoltre viene lasciato dal fidanzato, una storia veramente molto importante che lui ha vissuto in maniera molto intensa e quindi per lui è difficile andare avanti e capire chi è. Anche una situazione familiare particolarmente difficile che a noi viene appena accennata, non si entra mai troppo nel profondo, però ecco, vive un momento particolarmente difficile della sua vita e ci vuole coraggio per capire chi si è e affrontare, diciamo, la vita di petto. È un fumetto che secondo me incoraggia tantissimo chi legge e dà tanta speranza. Affronta inoltre delle tematiche LGBTQ in maniera molto naturale, una cosa che ho apprezzato tantissimo perché il fulcro della storia è Antonio, la persona, al di là del suo orientamento sessuale, di che cosa studia, di qualsiasi altra cosa, e l'amore in tutte le sue forme, quindi l'ho apprezzato tanto. Il fumetto è diviso in 12 capitoli, 12 mesi che compongono un anno e più in generale 12 capitoli della vita di Antonio.
E mi è piaciuto tanto il modo in cui vengono divisi questi vari capitoli e in particolare il font che viene utilizzato, che è appunto il font del titolo, veramente molto bello. Antonio affronta quindi un percorso sia a livello sentimentale che accademico, perché è infatti uno studente di storia medievale a Bologna. I personaggi di questa storia non mi hanno colpita particolarmente, a partire dal protagonista Antonio, che ho trovato in più di un'occasione irritante. È per certi versi un personaggio in cui ognuno si può rivedere, perché chi di noi non ha passato nella propria vita un momento di sconforto, che sia dovuto a una rottura, che è un momento di particolarmente difficile della propria vita, chi non ha mai perso un po' la bussola, però. Antonio tende ad autocommiserarsi, a rivangare il passato, a vivere nel passato, nei ricordi, e pensa di non avere un futuro. Per certi versi è spesso pessimista e non si smuove, e quindi gli avrei voluto veramente dare una spinta. Però capisco anche che ognuno di noi è diverso e reagisce in maniera differente a situazioni difficili. Questa in particolare è la storia personale e intima di Antonio, il modo in cui lui affronta in un anno questa rottura e in generale in cui cerca di capire chi è e che cosa vuole dalla sua vita, almeno per questo momento. È una storia che secondo me invita tanto a riflettere, perché bene o male tutti noi abbiamo vissuto un'esperienza simile a quella di Antonio, quindi ci possiamo rivedere nella storia e confrontare la nostra esperienza con quella di questo personaggio, perché tutti viviamo in maniera differente le nostre difficoltà. E la cosa che forse mi è piaciuta di più di questo romanzo grafico è che sottolinea come sia importante non dimenticare quello che ci ha fatto stare male, ma farne tesoro per andare avanti e crescere. Almeno io ho recepito questo messaggio, che è inutile cercare di dimenticare il passato perché è tanto impossibile, quindi bisogna cercare di affrontare questa situazione difficile e trarne il meglio per noi stessi, perché alla fine dobbiamo essere noi a stare bene in primis con noi stessi per stare bene poi con gli altri, ci dobbiamo voler bene. E c'è infatti una scena in particolare in cui viene rimarcata questa cosa che mi ha toccato il cuore. In generale è un fumetto che mi è piaciuto tanto, sia per i disegni che per la storia, perché l'ho trovata come un vero e proprio inno ad essere coraggiosi, ad essere se stessi e non aver paura di essere da soli. Questa era quindi la mia opinione su Un anno senza te. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se è un fumetto che vi incuriosisce, se lo leggerete o meno. E vi ricordo che potete partecipare al giveaway, trovate tutte le regole qua sotto in descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!